Ben trovati Davide il critico. Bologna-Sassuolo 3-0. Ragazzi, sì, sì, dopo la batosta presa a San Siro, Bologna-Sassuolo 3-0. Partita dominata dall'inizio alla fine. Abbiamo giocato un calcio bellissimo. Io sono tornato a casa adesso e sono veramente felice di aver visto questa prestazione. Ragazzi, ad oggi il Bologna gioca veramente bene, ha delle trame di gioco con la palla in mezzo ai piedi, perché non è un dettaglio, il Bologna anche oggi ha avuto quasi sempre più del 60% di possesso palla, perché noi il pallone lo vogliamo, il pallone non ci spaventa e abbiamo dominato un Sassuolo che, io lo dico subito, ve lo dico subito perché l'ho già sentito allo stadio qualcuno che l'ha detto, però Sassuolo è scarso, ragazzi, non è che tutti quelli che battiamo sono tristi, no, non funziona così il gioco del pallone, ci sono molte volte che chi vince, vince perché lo ha meritato ed è perché è forte, ha dimostrato di esserlo, quindi non è che se battiamo il Lecce sono tristi, il Monza sono tristi, il Sassuolo e sono tristi, e il Toro e sono tristi. No, no, se a noi che stiamo giocando a pallone, se a noi che siamo una squadra allenata bene, che sta iniziando un percorso, perché io oggi sono uscito dallo stadio con la convinzione che adesso ci sia un progetto tecnico, un progetto. Non so dove andrà a finire questo progetto, ma c'è un progetto, un DS Sartori che ha costruito una squadra e ha scelto un allenatore per iniziare questo progetto. Un allenatore che, ve l'ho già detto mille volte, a Bologna, secondo me, poteva iniziare meglio la sua avventura. Avventura non facile, perché ricordiamoci che veniva dopo Sinisa, quindi avventura non facile. Noi in mezzo alla shitstorm e lui è venuto in mezzo alla nostra shitstorm. Quindi avventura che ha iniziato in un modo non semplice. Poi anche lui ha fatto delle scelte un po' impopolari. Però adesso c'è un progetto. C'è un progetto e io lo vedo. Oggi è stata una giornata meravigliosa, ma ragazzi, ma questo Bologna oggi, lo dicevo anche allo stadio, ha giocato come i primi 20 minuti di San Siro, solo che non c'è stato un episodio che gli abbia fatto perdere la testa, ma questo stile di gioco, questi fraseggi, queste trame divertenti, perché oggi mi sono divertito dopo tanto tempo, mi sono divertito! Ho visto una partita di pallone da parte dei nostri. Abbiamo giocato bene, ragazzi. Abbiamo giocato veramente bene. Cornice di pubblico magnifica, meravigliosa, come col Toro, come col Lecce. Stadio pieno, a cantare dall'inizio alla fine, perché diciamolo, il pubblico del Bologna è veramente bello. È facile riempire i settori quando si vince sempre. La piazza di Bologna, che non vince niente dal 60, dimostra comunque un attaccamento incredibile verso la propria squadra. Quindi questo bisogna sottolinearlo. Ma Thiago Merlino sta facendo delle magie. Oggi è riuscito a far gol a Ebischer. Io non ci sono riuscito alla PlayStation, ci ho provato. Quando spingo il tiro diventa cross, quando spingo il cross diventa tiro. Non ci riesce la PlayStation a fare gol con Ebischer, non ce la fai. Lui addirittura gli ha fatto fare gol su assist di Lukumi. Ragazzi, Lukumi oggi partita galattica. Ma Sumarò, chi è diventato Sumarò? No, ditemi, chi è diventato nell'ultimo mese? No, perché a me Sumarò mi sembra Koulibaly nell'ultimo mese. Una crescita esponenziale con Thiago Motta, esponenziale. Poi non lo dico più esponenziale perché sputo, perché da bolognese poi ti parte la e voi capite, sapete già dove va a finire la. Quindi, ma una crescita clamorosa di Sumarò. Posch, un terzino affidabile, ma di un affidabile che era da un pezzo che non si vedeva un terzino così affidabile. Da un pezzo. Arnautovic oggi, come ve lo dico sempre, metà del biglietto che si paga, metà dell'abbonamento dovrebbe essere devoluto ad Arnautovic, perché vale già la metà, se non di più, del biglietto che si paga per entrare allo stadio. Oggi, al di là del gol, ma quando tocca la palla, cioè, è poesia, è calcio.
con la C maiuscola, è calcio. Primo tempo sembrava un po' a me, poi tutte le volte che si tocca la gamba o si piega un attimo, c'è un'angoscia che voi non potete neanche immaginarla, però il primo tempo l'ho visto un po' più assente delle azioni del Bologna, il secondo tempo è stato un qualcosa di sublime. Ferguson, rivelazione. È un giocatore in questo momento imprescindibile per questo Bologna. Gol, perché non è che è poco importante fare gol, è calcio, non è pallavolo, quindi gol fondamentale, ma presenza in fase offensiva, in fase anche difensiva, fa la diga insieme a un Medel che anche oggi... Cioè Medel non sta solo rompendo il gioco degli avversari, è anche punto di partenza per le azioni del Bologna. È punto di riferimento, è sicuro anche coi piedi Medel. È sicuro, ma che bella serata, che bel Bologna. Avevamo chiuso il 2021 dando 3 pappe al Sassuolo e chiudiamo pure il 22 dando 3 pappe al Sassuolo. Si vede che il Sassuolo verso Natale calcisticamente parlando quest'anno, porta un gran bene, quindi io proporrei Sassuolo verso Natale. Potremmo metterla come regola del campionato di Serie A. Quando si va a fare il calendario mettiamo un Sassuolo nei pressi del Natale, perché vedo che loro comunque ci tengono a portarci un sacco di doni, di solito 3. Che bella serata, ragazzi, che bella serata. Oggi abbiamo salutato anche i nostri ragazzi per l'ultima volta quest'anno, li rivedremo, li riabbracceremo a Roma in una partita molto delicata. Non sono qua a fare dei salti, a dire andiamo in Europa, puntiamo all'Europa, sono qua per dire continuiamo così, continuiamo con questo stile di gioco, continuiamo con queste idee che sono di Thiago Motta e andiamo avanti. Parlano Sartori e Thiago per il mercato e trovino una linea in comune, perché per ora il percorso che stiamo intraprendendo è veramente molto interessante. Uscirà la Stadio Live Reaction in cui vedrete quanta gente c'era allo stadio e quanto casino abbiamo fatto. E poi dopo chiaramente le pagellanze. Nel periodo natalizio, ragazzi, io farò qualche BFC, farò qualche video per dare un po' i voti a questo inizio di campionato e cercheremo di stare in contatto soprattutto anche con Instagram. Io vi ringrazio per questo anno di post partita, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico, perché siamo ancora a metà di questa stagione.